Allora, siamo in compagnia di Nanni Svampa dopo un grande intervento alla Salumeria della Musica. Una curiosità, il teatro nella sua vita, nella sua lunga carriera, che importanza ha avuto? È fondamentale, io sono un uomo da palcoscenico, un animale da palcoscenico. Le mie esperienze televisive e di cinema sono sempre state fatte, non dico male, ma comunque fuori dalle mie... Per cui io, cominciando dal cabaret, poi portando il cabaret in teatro, ma i concerti, io per quello che faccio adesso, il cabaret concerto è il riassunto delle canzoni e dei racconti umoristici. Ma è teatro, cioè il mio teatro canzone l'ho inventato io un po' di anni prima di quelli che... E quindi cantare delle cose, perché allora, cantare per la sera degli anni 60, in Italia dove c'era... ha vinto come lei della Sanremo, è la cosa più rivoluzionaria che si poteva. Poi sono venuti i cantautori e quindi si è alzato il livello, no? della produzione artistica. Ma teatro, io ho sempre fatto teatro, e teatro anche la piazza estiva, il giardino di una villa, e ho sempre cercato, poi dei casi in cui fai delle serate in particolare ti chiamano. Quelli si chiamano marchette in gergo, no? Arriva uno, vabbè, una festa. Ma io ho sempre fatto teatro. Quindi lei è comunque molto legato al teatro. Per me il teatro è il luogo, per me è il luogo di espressione ottimale. Poi, in modo strumentale, fai anche la televisione se te la offrono, però a me non la offrono. Io ho sentito in una sua intervista che diceva, per noi la televisione non era un riconoscimento, ma era un momento della nostra carriera, cioè andavamo in televisione, poi andavamo in teatro con orgoglio, andavamo dal vivo. Era anche un po' alla fine un premio dopo una tournée, andare a fare una cosa, niente, adesso è il contrario, fai la televisione, se no a teatro non viene nessuno. E invece, ascolti, io appunto mi sono fatto con orgoglio autografare questo disco di Brassens dove lei cantava. Perché è tuo padre? No, è un amico di famiglia che mi ha regalato questo ricordo proprio per stasera. Io sono di Novi Ligure, sono venuto apposta. E volevo chiederle, ma questo interesse per Brassens, per la musica francese di quegli anni, come l'è venuto? Io ho studiato francese 15 anni a scuola, è l'unica lingua che conosco oltre al milanese. E quindi... è nata parallela all'interesse per il patrimonio popolare in lingua lombarda, quindi il piacere. E poi sai, sono le occasioni, ho cominciato a fare una cosa, funziona, c'è un aspetto tecnico, amando la canzone francese trovi Brassens, per me è stata una folgorazione, poi capisci che tradurlo in milanese è più funzionale che non in italiano. Poi dopo 20 anni l'ho fatto anche in italiano, perché poi dipende dai pezzi, certe canzoni vanno bene, certe altre però. E quindi la mia passione per il francese è la letteratura, la poesia. E poi perché cominciavamo a fare canzoni di satira, canzoni umoristiche nelle riviste goliardiche, eccetera. E poi piano piano sperimenti tutte le occasioni, no? Per cui sperimenti e vedi che funziona. Però poi, mentre ero militare, sono partito alla grande. Alla sera però non sapevo cosa fare. Ho sentito che lei ha parlato di Paolo Grassi, del tentativo di far venire Brassens in Italia, di farlo tornare. Che rapporto aveva lei con Paolo Grassi, con il teatro milanese? Paolo Grassi ha concesso a Lucio Ambrosino, che era il capo della banda di Bocconiani, che facciamo il teatro, il piccolo teatro, il giugno del 61, e abbiamo portato questa rivistina, cabarella, per me da piccolo. Poi io dopo un po' di anni ho risentito, siamo riviste e ho portato al piccolo, alla fine dei Gufi, ho portato un concerto su Brassens e l'anno dopo la mia amorosa cara con Patrone e la Mazzola, quindi è avuto sempre un rapporto, lui mi voleva bene, aveva ovviamente una certa stima di me e abbiamo fatto anche una tournée con loro, con questo spettacolo sul folklore, la mia amorosa cara. E quindi poi ho tentato di portare Brassens, ma non siamo riusciti. E poi tra l'altro io ho sentito che lei ha passato un periodo della sua infanzia a San Giano, che è il paese anche di Dario Fo, giusto? Beh, Dario Fo è nato per caso lì, il paese di Fo è Porto Valtravaglia, dove il padre faceva capostazione. Adesso io abito casualmente a Porto perché mia moglie andava lì da bambina, ma San Giano è il paese di mia madre,
dove sono cresciuto negli anni dell'infanzia con la guerra, e Dario è nato lì perché la madre era da una zia, non so, una cosa, però lui viveva, è cresciuto a Porto. È come se ci fosse nell'aria lì qualcosa di che vi legava alla satira, alla goliardia, al teatro. La mia amica architetta di Cannobio sostiene che dal Monte Verità di Locarno sotto c'è una vena magnetica che porta alla pazzia, perché tra Cannobio e Luino sono tanti, poi si sperde nella Valpugna. Questa è una delle tesi. L'altra divertente di Iacchetti che dice: e tu sul lago, tu vai lì, arriva là, ti viene un'idea, la spari, questa picchia contro la montagna di là e torna indietro. Allora devi andare a Milano, se no non riesci a combinare niente. Io sono tornato sul lago da anziano, ho fatto il percorso inverso di questi comici laghi che ho cominciato a fare delle cose e poi giustamente sono sparati a Milano nel cabaret che c'erano allora. Torna con piacere a Milano? No, pieno di maleducati, non si parcheggia, l'aria fa schifo, però vengo perché, a parte la mia nipotina, se non viene lei, vengo per contatti di lavoro, per, a volte per gli esami cardiologici, cioè dipende. Per vari motivi. È una città che non amo più, ma mi spiace dirlo. Mi piace di più stare fuori Milano. Sì, ma a parte l'aria buona, ma poi vivi una vita tanta. Io ero 76, ragazzi, posso essere tuo nonno, quindi abbiamo fatto tutte le battaglie. A un certo punto io devo vivere lo stress della città, non mi va più. Ma questo vuol dire i giovani si trovano bene, perché no? La città cambia, i locali cambiano, io non so dove andare la sera. Qui vado a teatro, certo, vado al cinema, ma... che sono cambiate le generazioni, cambiati i modi e i momenti di aggregazione, e quindi va bene tutto quello che piace ai giovani, però c'è qualcosa che non va, c'è una città congestionata. Io l'amo comunque, certo. Adesso ci dedicheremo all'Expo. Ah sì? Bene. Allora, io la ringrazio infinitamente per questi minuti di intervista e grazie per tutto quello che ci ha dato e che ci darà ancora. Ah sì, andiamo avanti. Grazie. No. Stasera sul palco della Scuola Milanese c'è un pezzo di storia vera, importante, profonda, quella dei maestri. Stiamo parlando di un signore che ha attraversato lo spettacolo portando la musica di questa città, fondamentalmente, degli ultimi 50 anni, e 12 album che erano quelli dell'antologia della canzone lombarda, e una messe impressionante di meravigliose traduzioni di Brassens. Signore e signori, insieme ad Antonio Mastino alla chitarra, Nanni Svan. Sì, c'è un po' di casino su questo palco. No, perché... sono piccolo, ma sono brunetta. Oh, come va? Mi fa un caldo la Madonna, padre. No, bene, io dovevo intervistarlo, sono spariti tutti. Poi Giovinotto, dove hai fatto tutto un discorso? No, abbiamo pensato di lasciare a te questo. Allora. Ragazzi, io questi ragazzi li conosco da anni, questi ex ragazzi. Allora, io qui
Io sto qua anche tutta la vita con te, Nanni. Ma non dovevamo farci le domande alla fine? No, all'inizio. Alla fine? Eh sì. Allora vado. Ma sì, dai, dai. Fa così. Nanni Sman, tre volte. Ha cambiato la scaletta tre volte. Allora, amici, sentito le parole di presentazione, tra le... i filoni di canzoni dedicate alla lingua milanese che ho frequentato, più importante dopo il canto popolare, è stata la traduzione in milanese e interpretazione del repertorio di Georges Brassens. Prima ascoltavo Giorello e mi è venuto in mente quello che io chiamo le memorie parallele. Lui ha parlato dell'Ortica con le stesse parole con cui io presento questa canzone, pensate. Le pecore, al di là del terapia, perché anch'io ho fatto tempo a vedere pecore greci, le greci c'erano sì, tre o quattro pecore, c'erano incoglionite della nitride solforosa che tondava e mandava. In questa traduzione da Brassens, una delle prime che ho fatto, mi sono permesso un po' di libertà, come sempre si fa traducendo, naturalmente mantenendo intatti i contenuti. E quindi la storia di una pastorella di un paese della Francia che decide di adottare un gattino orfano. Poi la storia la sapete, fate il coro. Ma mi ha commosso quando andavo avanti a parlare e mi vedevo non solo, ma ha parlato anche della Cascina Rosa, con i miei figli in quella scuola lì dietro, mi ha fatto occupazione durante gli anni 70. E io ho scritto una ballata per salvare la Cascina Rosa. Era questa identità territoriale, professore? Allora, questa famosissima Brave Margot, come vi accennavo, è diventata per noi la vita dell'Ortiga. Dopo il punto che va giù all'Ortiga, d'una volta che ero qua in Prato, qui sapevo che era la vita a fai pascolare. Un bel dì che va a tenere un gattino senza mamma e senza papà, e la vita è già per in braccio che fa palare. E il gattino puggiasce una teta e se tacca il madre a sciusciare, ma la vita la disnagota e le la sa fare. Un barbù che passava in bici e si ferma e sta lì a guardare, e ti adrene se ne metti un sfino sopra, quando la vita converte la camminissa, la che dava a cattiva il sole, ti giro me le gira dell'ortiga, e re la 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 la, e re la 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 la, e siccome che le la credeva, che era lì per vedere tu mai il e guardava e la che sorrideva e la cantava la 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 la, la cantava la 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 la. Il barista, il rappresentante, il maestro con cervelle, era lì se va qua te ghisa con te il barbè, il bustincle che trota per guardare il consegnavo più, neanche gli espress tanto ormai gli si avrei legge. E sacrista Dio me ne scampi, era lì con ti c'era che se capisca anche a sti figli mi piaceva i tetti, a vedere che era anche la pula, ma stavolta senza randel, a che vero che piaceva se era bello. Dio me li gira dell'ortiga, e la 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 la, e siccome che le la credeva che era lì per vedere tu mal gatto, gli guardava la che sorrideva e la cantava la 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 la, la cantava la 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 la. Un bel momento i don dell'ortiga si trova senza neanche un uomo e ha pensato a fare un bel corteo in piazza del Don,
e più se il furormode prima attira su il 300 randei e partì per far fare il gatto e l'han fatto che e stai cica la pastorella e restava senza il suo gatto e il mese dopo la si è sposata per consolarsi. Così è finita in gloria ma tu sempre passaggio al mondo. E un quei fesci che però sta storia la cantando che con la vita converta la che la barca di Gelso il cio me l'ingir dell'ultimica e siccome che le la credeva che era lì per vedere domani la Pierre, la fama del te, io sono derrière. Poi cosa facete? Che non tirate le pietre alla donna adultera, dietro ci sono io. Lo stavo dicendo? Io me lo porto dietro per la memoria, solo che lui pensa alla badante e si distrae. Allora, lasciamo sempre. E dicevano un periodo invece giovanile dove ha preso tante stangate le ragazze e così il poeta un po' di misoginia, un po' di timidezza, tante cose che fanno parte della biografia di personaggi così importanti. Lui però con la grandezza del poeta alla fine perdona. Lui quando si incazzava, lui cantava a 360 gradi sempre con queste, come dire, connotazioni di fondo che hanno la solidarietà, l'amicizia, il rispetto, eccetera, eccetera. E questo qui è una ragazza, mi sono un po' incazzato con questa ragazza qua. Allora, la canzone è L'era un bel fior, francese in un fleur.
cazzo, ma cambiate questi impianti qua, io non ho un buon rapporto con la tecnologia, cazzo, ma questi che... poi ha capito dove si gira, eh? Lo stavo dicendo? Ah sì, lei è un bel fiore di Giulio Ferro. Allora, voi dovete cantare compatti i ritornelli, che sono brevi, ma... tra l'altro poi i ritornelli sono introdotti in una traduzione perfettamente letterale. Allora, facciamo così, facciamo fare una prova, no? Ve la canto in francese che fa più chic, tanto per entrare nel... Era un bel fiore d'una pelle de vacca, era una vacca e la parea un fiore, una sangueta che qua la setacca, la testa è tena e la testa anche. Francese, ho capito, cazzo, te l'ho detto tutti in inglese a scuola, ma come facilità, diciamo, musicale, sì, una roba, eh? La proviamo in milanese una volta, dicevo che poi è molto letterale. L'era un bel fiore d'una pelle di vacca, l'era una vacca e la pareva un fiore, una sangueta che qua la setacca, la testa è tena e la testa scialca. L'avete imparato? L'ho già fatto due volte in italiano. Noi milanese, facciamo un'altra prova? O vado sulla fiducia? Come dice quel tale che stava scopando una signora molto grassa. E questa si poteva vedere anche a casa da mangiare. Dai, un'altra prova, cantate, cazzo, sennò andiamo qui a menarci fino a mezzanotte. Trotto, cantate, eh? Era un bel fiore. Peccato. Ti dico 1, 2, 3. Era un bel fiore in una pelle di vacca, era una vacca e la pareva una sanguetta e qua la setacca, la testa è tena e la testa sciolca. Bravo, possiamo andare, vai. Un dile andata
quasi in vergogna, ti decot che me tu caso mi, in nostra bunde fa passare sta rogna, le rompe il fiume tu la la testa è piena e la testa è sciolta. Tira tre tanti maledizioni, ma adesso ormai non bene perdonata, anche se la mala sa sto porco, uscia e sparti come una re scemata, e la per tutto molto carino. Ha detto che qui d'estate chiudono perché fa caldo, cazzo. Chi è quello che si Ignazio da Cornacchia? No, su questa canzone mi diverto a raccontare un aneddoto che è molto carino, perché dovete sapere che il lavoro di traduzione è un lavoro che chi è sperimentato o cose del genere non è facile, ma soprattutto bisogna trovare i modi, specialmente per la canzone, e le metriche, le rime, le cadenze, eccetera, eccetera. Nel caso mio, poi, sono anche interprete, le due personalità tra l'autore originario e la mia hanno proprio delle differenze notevoli. Cioè io, per esempio, uso esperienza nel cabaret, nel teatro comico, quindi uso la gestualità, li faccio cantare, uso la mimica facciale, eccetera, eccetera. Passersi invece, a parte che era occupato con la chitarra, ma lui qualunque cosa cantasse, la più tragica, la più comica, questi occhi grandi, profondi. È venuto in Italia una volta sola, a fine anni 50, all'Università di Roma, e poi in teatro, non ha capito, tanto gli è incazzato, non ha più voluto tornare in Italia. Io con Paolo Grassi ho cercato di farlo venire facendogli da supporter, ma non è possibile, è stato convincerlo. E a Roma, in quell'epoca, qualcuno si ricorderà, in quegli anni la Rai 1, che era solo Rai 1, solo 1, Bianca e Nero, faceva alle 7 di sera una striscia che si chiamava 7 notte. Ed era un mini reportage sugli eventi musicali della giornata. E aveva ripreso appunto Brassens. Mio nonno, self-made man, da contadino varesotto a impresario edile a Milano, ha fatto sul palazzo, ha placato i denti le famiglie stile patriarcale. Dopo un po' che l'hanno inventata, l'ha comprata la televisione perché ha dovuto convincersi. La sera delle 7 è seduto in poltrona davanti al televisore. Stacco sulla carrellata di passaggio, io stavo passando dietro, mi fermo, si vede questa cosa, come passare con la terra. Mio nonno si volta e fa, ma che povero mica deve di preoccupazione, non mi mica far cantare stasera. Oh, grande bellezza. Che povero. Allora, andiamo a casa? Io domattina devo andare a uscire presto. Oh, sei un guardo. Dove va? E ho pensato per tornare lei. Ma questa è la vecchia barzelletta romana. Gli ho dato il tema a Pierino, marzo. La mattina, marzo. Piscio e torno a dormire. Perché è così? Questo qua. Ma gira da solo. No, che compagnia allegra.
non credevo di farli ridere così. Adesso ormai uno va in giro giù, ma ho 50 anche per bene, magari ne ha 25, è impossibile, ma... E invece è bello scoprire che le... a me vengono dei ragazzi con i non play del papà, fanno firmare che hanno trovato in archivio di casa, molto bella questa cosa. Poi si tramanda di generazione in generazione questo stupendo repertorio che io ho avuto la fortuna di interpretare. Dunque, come stavo dicendo, ah, sì, tra le canzoni satiriche, abbiamo visto la canzone di una certa dolcezza, cioè, poi c'è anche la grande poesia di Massasi, che lui ci ha trasmesso appunto con le canzoni. Oggi è considerato il più grande poeta francese del Novecento, però insomma ci ha lasciato tanto. E io ho pubblicato anche diversi libri sulla sua opera, e c'è una canzone che è la poesia per eccellenza, ed è il ricordo della prima ragazza con cui si è fatto l'amore, che è la Première Fille, famosissima canzone, che in milanese è la prima Tusa. E poi non sape più la storia, metti ci guerre in generai, e ti ci paterà per gloria, non fa cantare non scardinai. Però finché scampo la avremo in del che, la prima Tusa che importava l'amor, la prima sgarzolina che un po' di ciappa in braccio, guarda si in fontanesi pareva una cavera, la poteva avvesse una Tusetta per me, oppure una troietta, diamo in giro sui bastioni, perché la vare sempre stampata in fronte al che, la prima Tusa che te fa la Supindo è la Margherita e supinita della Ninì, nacca il negozio della Rita, sono se le amo in via Turin. Però finché scampo le avremi del che, la prima Tusa che importa fa l'amor, e fa che un bel affare te se ricordi più, che dalla gioventù per una margherita te poteva fes in tapame un churum, oppure in un pra o in cane barbù, perché la mare sempre stampata in fronte al che, la prima Tusa che te fa la ti teme da un po' in cosche dura, l'unica roba mo che va, te veri miei compagni di allora, te sei stati l'ultimo Natal, e lei che se fa a pude di smetteras, la prima Tusa che un po' di ciò fa in braccio, che poche fa il poescia, quante le vista lì, biota vicina a ti, te sere di rosso un gamber, qua ben che di allora, di tempo ne passa, di donna ne invito, curta in lette sbiuta, però te gabre sempre stampata in fronte al cre, la prima Tusa che te fa l'amore. La Gargurina!
non la faccio da anni, da quando è stata interpretata con una canzone berlusconiana contro la magistratura, l'ho capita. Vedete che il gorilla è stato scritto in Francia quando c'era la pena di morte, e quindi aveva tutto il significato. Bene. Adesso io avrò dei problemi, non la da solo. Ma la sa strano? Ci smolla da solo, non è male. Certe volte vengono fuori delle battute da Osterino volontariamente, perché lì ci siamo fatti una cultura. Ma che scriva già un mondo. È il momento della canzone cult. Cazzo vuol dire, non lo so, ma guarda, qual è il cult? Vabbè, appunto, anche perché. Anche perché è un caposaldo di questo repertorio milanese. Insomma, ragazzi, io 50 anni fa ho fatto il ponte culturale Milano-Parigi. Qui stiamo ancora a discutere cosa facciamo con la Merkel. Cioè, bene o male, eravamo più avanti allora. E allora, dicevo, la canzone, una delle prime che ho fatto, eravamo in cabaret, la facevo, piaceva, eccetera. Poi mi hanno chiamato a cantare in un salone della EM, un dopolavoro, tutte donne, un successo, canzone del bambolino della mia donchise. Allora, no, erano molto difficili quelle lì. La canzone, dicevo, a parte che negli anni mi ha dato modo di conoscere mille modi, appunto, di chiamare l'ombelico in Italia. Voi non avete idea. Milano, centro Bamburino. Se vai in zona romana, Amburì, tende all'Ottigiano. Se vai sulla Comasina, il Bumbunic, tende al Comasco. Zona residenziale di San Siro, Butun del Venter, che fa molto folk de Vaion. Pensate, poi c'è un paese in Brianza dove lo chiamano il Sisin del Venter. Sisin è quella moneta carina, no? Poi c'è un altro paese vicino a Brescia dove lo chiamano Louis, quella moneta di Luigi, che hanno degli ombelichi dilatati in provincia di Brescia. Beh, poi i suoni delle isole. Sicilia, Pugico. Pugico o Pugico? Qualcuno può aiutarmi? Pugico. No, Pugico. No, io con le varie volte che vado in Sicilia, siccome voi chiamate l'organo maschile e femminile e viceversa, quando si parla di partenato, anche questo posso le mie per pura prudenza turistica. Non è una... Vedete, è collegato le due cose. Beh, in Sardegna, per esempio, a Cagliari lo chiamano Viridio e a Sassari, come di Sassari. Così ce l'hanno. Dovevi gridarlo forte, eravamo d'accordo che gridavi. Chiama l'ambulanza. No, questo per dirvi l'importanza. L'aneddoti che da volte attorno alle cose. Per esempio, però, il finale di questa premessa è che la prima volta siamo andati fuori a Milano. Con il mio amico patrono siamo andati in un teatro di Forlì, teatro di Forlì appena ristrutturato, dipinto bene, tutte le cose in ferro battuto, i signori eleganti ma sobri, anche loro in ferro battuto, cioè tutto da loro. Allora io, come faccio di solito quando sono lontano, dico: come chiamate l'ombelico Forlì? E la signora dal fondo fa Bigul. Ma in realtà lei aveva detto Embrigel, il perfetto forlivese, ma mi dirà chi è con un'ora già allenata, mio capito. Allora il patrono, che faceva sempre la parte del signorino distinto mentre io ero il folgarone, per medicarla fa: guardi signorino, lei forse ha la vista bassa. Mi ha tirato mezzanotte a parlare di sesso, ma dalla sera si è andato stupito. Questo per dire l'importanza interregionale di questa triste storia per un bellico, era consorte di un vigile urbano.
Isa Lemming a un spettacolo, talmente bellissimo di vedere e che il po' fa usa un miracolo. Aveva in giro però un vegetto, un umetino della buia, Isa, che mi era in mente, vede il bus del bamburino della mia donchia. Su un verso ti riaghe in tanti anche sostengo lui sta sedio va pulito di ti girarsi in piede sponda della mia d'un becco morto sindi d'un pulente di Isa però mai visto porco d'un can e il bamburino della mia d'un chi Isa e il mio papà quelli della mia devi vendere a quest'ora e il mio fratello quelli della donna d'un pistola di carriera e il mio figlio quelli dell'amante del ministro di giustizia e mio mai via il porco un can e il bamburin della mia dunghi mi ci piaceva sto porfeccio in mezzo a tutti sulla strada ma bel momento in fra gli amici la mia dunchisa la ghiacciamo da che non dai farò il fiumì e la sbutona la cambì Isa per far vedere il suo bamburino il bamburino della mia dunghi Isa poi chi che sei e fusa al feccio del lì della risposta le proprie vere vedi adesso ogni se vedi accade presto è stata su la ceppa in braccio e cerca di strepare la soca e sbatte il frugo e par un mar e sapendo che parte la tua ma prima a modo vedi il bus quando pareva già mofata invece di toccare la pelle era troppo vecchio che l'ha lasciata la morte se la c'è fa ta camioncata la cambì Isa e ci l'è andato senza vedere il bambolino della mia dolce grazie amici, grazie soprattutto al lavoro di questi ragazzi.